Esercizio Amaldi numero 11, pagina 711. Una particella di massa 3,95 grammi, questa, carica 10 nanocoulomb, si muove nel vuoto di moto circolare uniforme attorno a un filo infinito con densità di carica uniforme. Conosciamo il raggio della traiettoria circolare 16 cm, la velocità angolare 10 radianti al secondo, trascurare l'effetto della forza peso. C'è da determinare segno e modulo della densità lineare di carica del filo e poi dire che cosa succede quando la particella subisce un urto istantaneo nella direzione orizzontale, cioè perpendicolare al piano del moto. E che tipo di traiettoria seguirà? Questo è il risultato, 5,6 per 10 alla meno 5 coulomb al metro negativi. Vediamo lo svolgimento. Innanzitutto ho messo il filo in verticale e la traiettoria circolare in orizzontale. Tanto questa modifica si può fare in quanto la forza peso della particella è trascurabile. Vedremo poi però che questo non è vero, che è trascurabile. Comunque, nell'ipotesi che non c'è la forza peso, l'unica forza che agisce sulla particella carica è la forza elettrica che il filo carico fa su di lei. Allora il filo deve essere carico di segno negativo per attrarre la particella che è di segno positivo. Così la particella è continuamente attratta verso il filo, però non cade sul filo perché ha una velocità che le fa compiere un moto circolare uniforme. Quindi è come se cadesse continuamente sul filo ma non arriva mai. La forza elettrica è rappresentata da questa forza, da questa freccia di colore verde. E perché nasce questa forza elettrica? Perché la particella sente il campo elettrico del filo. Il filo è carico negativamente, quindi il campo elettrico va verso il filo. La particella sente questo campo elettrico, interagisce con il campo elettrico attraverso questa formula, cioè la carica Q della particella interagisce con il campo elettrico e nasce la forza elettrica. Siccome la particella che sente il campo è una particella positiva, forza e campo elettrico hanno lo stesso verso. Quindi sono entrambi rivolti verso il filo. Si parte dalla legge di Newton e della dinamica, forza totale uguale massa per accelerazione. Vuol dire che la forza totale che agisce sulla particella carica produce l'accelerazione della particella, m alla massa della particella. Quindi la solita relazione di causa-effetto, la forza totale fa accelerare la particella, in questo caso è l'accelerazione centripeta. Perché anche se il moto è circolare uniforme, quindi la velocità rimane costante, però c'è un'accelerazione verso il centro perché la velocità cambia continuamente direzione. E l'accelerazione centripeta si calcola v alla seconda diviso r, v è la velocità della particella, r è il raggio dell'orbita circolare, oppure ricordando che la velocità lineare è la velocità angolare per il raggio, omega r, si può anche calcolare l'accelerazione centripeta in quest'altro modo, omega al quadrato per r. Quindi andiamo a sostituire questa espressione per l'accelerazione centripeta al posto di questo termine. E quindi abbiamo la forza elettrica Q per E uguale la massa della particella per omega al quadrato r. È meglio utilizzare questa espressione piuttosto che l'altra perché tra i dati abbiamo la velocità angolare e non la velocità lineare. Ricordiamo che cos'è la velocità angolare. È quanto angolo descrive questa particella che ruota in un certo tempo. Per esempio, quanto angolo percorre ogni secondo. Il testo ci dice 10 radianti al secondo. Radiante è quell'angolo che ha un'ampiezza tale che l'arco che sottende è uguale al raggio. L'angolo giro è formato da 2π greco radianti, circa 6,283 radianti, 6,28. Infatti qua vediamo i 6 radianti e il pezzettino che corrisponde a circa 0,28 radianti. La velocità angolare della nostra particella è 10 radianti al secondo, vuol dire che ogni secondo la particella descrive 10 di questi spicchi. Torniamo alla nostra formula di prima e ricordiamo che è valida soltanto trascurando la forza peso, perché altrimenti non è vero che la forza totale è soltanto la forza elettrica. Siamo arrivati a questa uguaglianza e dobbiamo ricavare il campo elettrico del filo, perché è lì nascosta l'incognita. L'incognita è la densità di carica lineare del filo. È nascosta nel campo elettrico perché l'espressione del campo elettrico di un filo è questa, 2K0, la densità di carica lineare incognita diviso R, questo è il campo elettrico calcolato a distanza R dal filo. Per noi R è il raggio dell'orbita, è 16 cm. Infatti è a 16 cm dal filo che noi dobbiamo calcolare il campo elettrico,
che è responsabile della forza elettrica sulla particella. Quindi prima ricaviamo il campo elettrico con la formula inversa e andiamo a sostituire i valori. La massa della particella è 3,95 grammi, quindi 10 alla meno 3 kg. La carica della particella è 10 nanocoulomb. La velocità angolare è 10 radianti al secondo. Radianti è un'unità di misura finta, si può anche togliere. Infatti ricordiamo che il radiante è quell'unità di misura che è definita dal rapporto tra l'arco e il raggio, sono entrambe delle lunghezze, quindi il rapporto tra l'arco e il raggio è un numero puro senza l'unità di misura, quindi gli angoli non hanno l'unità di misura. Il radiante è un'unità di misura finta, quindi devo prendere questo valore al quadrato e poi devo moltiplicare per il raggio della circonferenza. 0,16 metri. Il risultato è un campo elettrico abbastanza intenso. Siamo a 6 per 10 alla 6, quindi 6 milioni di newton su coulomb. Ora che conosciamo il campo elettrico del filo, invertiamo questa formula per calcolare la densità di carica lineare del filo. Questa è la formula inversa e sostituiamo il campo elettrico che abbiamo appena calcolato qua, di nuovo il raggio dell'orbita circolare. E al denominatore mettiamo la costante elettrica 9 per 10 alla 9 newton metro quadrato su coulomb quadrato. Dopo tutte le semplificazioni il risultato è 5,6 per 10 alla meno 5 coulomb su metri. Questo è il valore assoluto perché sappiamo che il filo è carico negativamente e quindi la densità di carica lineare è negativa. Intuitivamente questo risultato vuol dire che ci sono 56 milionesimi di coulomb in ogni metro di filo. Un passo indietro per vedere l'unità di misura del calcolo precedente del campo elettrico. Viene newton su coulomb, coulomb è questo, e il newton è perché è il chilogrammo per metri fratto al secondo quadrato, il newton. Infine vediamo perché la forza peso non è trascurabile. La forza peso si calcola mg, quindi 3,95 grammi per 9,8 newton al chilo, che è il campo di gravità sulla superficie terrestre. E il risultato è 38,7 millinewton, milli perché sto utilizzando i grammi anziché i chili, quindi il risultato sono millesimi di newton. La forza elettrica invece la calcolo moltiplicando la carica Q per il campo E. Infatti la forza elettrica nasce dall'interazione tra la carica e il campo del filo. Quindi 10 nanocoulomb moltiplicato per il campo elettrico trovato prima. E il risultato è questo, quindi sono 63 circa millinewton. Allora vediamo che la forza peso, quasi 39 millinewton, non è trascurabile rispetto alla forza elettrica, 63 millinewton, in quanto la forza peso rappresenta circa il 61% della forza elettrica e quindi non è trascurabile. Perciò l'ipotesi che abbiamo fatto finora di trascurare la forza peso uguale a zero, è sbagliata. Nell'ultima domanda il problema chiedeva di dire che tipo di traiettoria segue la particella se subisce un urto istantaneo nella direzione perpendicolare al piano del moto. Per noi il piano del moto è il piano orizzontale, quindi la particella subisce un urto in direzione perpendicolare al piano orizzontale, quindi subisce per esempio un urto verso l'alto. Quest'urto va a dare una componente di velocità verticale alla particella che già aveva una componente di velocità orizzontale in quanto ruotava sul piano. Con questa componente di velocità verticale la particella continuerà a ruotare, però nello stesso tempo traslerà verso l'alto. Traslando verso l'alto descriverà un'elica. Infatti l'elica è il moto combinato di due movimenti, una traslazione a velocità costante verso l'alto e una rotazione lungo questo piano, rotazione causata dalla forza di gravità che la tira verso il filo. Più verosimilmente, immaginiamo invece che la particella non subisca nessun urto, ma stavolta consideriamo anche la forza peso, perché abbiamo visto prima che la forza peso non è trascurabile. Quindi noi adesso abbiamo due forze che agiscono, una è la forza di gravità che agisce verso il filo e l'altra è la forza peso che agisce verso il basso. Allora la forza elettrica che tira la particella verso il filo le farà compiere il moto circolare uniforme, ma la forza di gravità, la forza peso che tira la particella verso il basso, le farà accelerare sempre di più, cioè le farà accelerare in modo costante con accelerazione gravità G la velocità rivolta in basso. Quindi la velocità rivolta in basso accelererà
come se la particella cadesse in caduta libera. In effetti il moto elica che ne deriva è la combinazione di due moti, un moto circolare uniforme su questo piano e un moto di caduta libera verticale con accelerazione g verso il basso. Quindi viene un'elica il cui passo diventa sempre più ampio. Il passo dell'elica è la distanza, per esempio, tra qui e qui, poi tra questo punto e quest'altro punto, quindi il passo dell'elica si allunga, perché la particella sta cadendo di moto accelerato verso il basso.